Onorevole Giosi Ferrandino, una vittoria importante, insomma, un risultato che l'ha vista protagonista in queste elezioni del Partito Democratico, che insomma non è risalito, però è rimasto in una situazione stabile. Lei è orgoglioso di questo? Beh, con degli spazi così ristretti, essere arrivato ai secondi dietro il capolista che si sa fa storia a sé perché è il candidato del partito e deve arrivare primo, quindi di fatto essere arrivato secondo significa essere davanti a tutti gli altri. Davanti a tutti gli altri, dopo solo un anno di Europarlamento, perché questo è quello che ho trascorso lì a Bruxelles, beh, mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità. Ho trovato un affetto e una partecipazione in questi mesi, andando in campagna elettorale, ma più che altro per la politica di ascolto che ho voluto fare nei confronti di questi territori e queste popolazioni, mi lasciavano ben sperare, anche se sapevo che la battaglia sarebbe stata forte, così come lo è stata, perché c'erano tanti candidati forti, autorevoli, forse anche alcuni più autorevoli, che competevano e che quindi era un'elezione a rischio. E invece è andata bene, sono molto soddisfatto e soprattutto gratificato. Quali sono gli obiettivi allora per questo mandato? Da dove partire e soprattutto quali gli obiettivi minimi da raggiungere? Beh, intanto vediamo in che commissione posso cimentarmi. Questo diventerà un accordo, sarà il risultato di un accordo preso a Bruxelles con i vari gruppi politici che compongono il gruppo parlamentare dei socialisti democratici. Quindi è una cosa che stabiliremo lì tra qualche giorno. Cercherò di impegnarmi per le deleghe che più da vicino ci interessano, a Ischia, ma anche al sud Italia. E quindi dei trasporti, dell'ambiente, del turismo, insomma, queste sono le materie dove cercherò di cimentarmi e quindi immediatamente dopo partirò con tutte le azioni indispensabili per far sì che tante delle problematiche che ci sono, tante, vengano risolte. Ma non solo quella di sbloccare i finanziamenti, di far arrivare i finanziamenti, quello è tacito, voglio dire, è chiaro che il mio impegno sarà massimo perché poi le infrastrutture importanti oggi si possono finanziare esclusivamente con i fondi europei, quindi deve essere bravura anche delle amministrazioni locali a riuscire a intercettarle e a utilizzarle. Io farò la mia parte per stare loro vicino, ma sono tante altre le questioni, i fondi per le politiche sociali, per le fasce più deboli, una serie di normative troppo stringenti che vanno affrontate e risolte, tipo la Bolkestein, tipo le quote del tonno e del pesce in generale, alcune normative sui trasporti, che abbiamo visto in passato anche quanto ci hanno fatto penare. Insomma, ci sono una serie di regolamenti e di normative da rivedere. I lavori sono già in corso, a dire il vero. Il nostro partito, il nostro gruppo parlamentare, cioè che è il secondo gruppo a Bruxelles, già le sta affrontando e sta chiedendo fortemente che questa politica di austerity così pressante, stringente, che sta soffocando soprattutto le fasce più deboli dei nostri territori, deve essere assolutamente messa da parte, pensare un po' più alle persone che non al mondo monetario. Anche il Partito Popolare Europeo forse ci segue su questa linea perché hanno capito che creare sentimento antieuropeista di fatto indebolisce questa grande istituzione democratica, la più grande del mondo, la indebolisce alle fondamenta e quindi tutto ciò mi lascia ben sperare che nei prossimi 5 anni tante di queste cose verranno risolte.